pensiero pensiamo solo al nostro Salvatore. Vogliamo metterci in comunione e ringraziare te, Signore Dio mio. Grazie, Signore Dio mio, innanzitutto perché siamo qui riuniti, Signore, per celebrare il tuo nome, Signore Dio mio. Potevamo essere altrove, Signore, magari persi nel mondo, Dio mio, ma pure tu, Signore, che ci hai conosciuto per primo, hai voluto, Signore, che oggi fossimo nella tua presenza, Signore. È tempo della tua presenza, Signore Dio mio. Perciò, Signore, noi vogliamo ringraziarti, Signore, perché ci hai dato un'opportunità, Signore, di conoscere, Signore, te, fonte di vita, Padre. Ti prego, Signore, in questo giorno che tu, Padre, ci benedici uno per uno, Signore, la corale, che il tuo popolo, Signore, venga grandemente benedetto, Signore, da te, Padre. Ti prego, Signore, che benedici tutti coloro, Signore, Dio mio, che ascolteranno il messaggio della predicazione, Dio mio, e che non ce ne fai andare vuoti, Signore, ma rendi la nostra mente, Signore, il nostro cuore accettevoli, Signore, affinché tu, Padre, li possa riempire come basi, Signore. Ti prego, Dio mio, rimani con noi, nel nome tuo santo, Gesù, benedetto in eterno. Amen. Le mie mani sono per
Date voci di allegrezza a Dio, voi tutti abitanti della terra. Salmeggiate la gloria del suo nome, rendete la sua lode gloriosa. Dite a Dio, ho fatto son tremende le tue opere, per la grandezza della tua forza, i tuoi nemici ti si infliggono. Tutta la terra ti adora e ti salmeggia, salmeggia il tuo nome. Venite e vedete i fatti di Dio, egli è tremendo in opere sopra i figli degli uomini. Egli convertì già il mare in asciutto, il suo popolo passò il fiume a piedi. Qui non ci rallegriamo di lui. Egli con la sua potenza signoreggia in eterno. I suoi occhi riguardano le genti, i ribelli non si innalzeranno. Voi popoli benedite il nostro Dio e fate risuonare il suono della sua lode. Egli è quel che ha rimesso in vita l'anima nostra e non ha permesso che i nostri piedi cadessero. Perché, oh Dio, tu ci hai provati, ci hai posti al cimento come si pone l'argento. Tu ci avevi fatti entrare nella rete, tu avevi posto uno strettoio ai nostri lombi, tu avevi fatto cavalcare gli uomini sul nostro capo, eravamo entrati nel fuoco e nell'acqua, ma tu ci hai tratti fuori il luogo di refrigerio. Io entrerò nella tua casa con olocausti. Questa mattina chi è entrato con olocausti? Io non ti sento, fratello. Gloria a Dio. Veramente di entrare, come dice la scrittura, con ringraziamento e con gloria a Dio. Allora dobbiamo cercare di porre attenzione alla parola di Dio. Io entrerò nella tua casa con olocausti. Io ti pagherò i miei voti, i quali le mie labbra hanno proferite, e la mia bocca ha pronunziato mentre io ero distretto. Io ti offrirò olocausti di bestie grasse con profumo di montoni, io sacrificherò buoi e becchi. Venite, voi tutti che temete Dio ed udite, io vi racconterò quello che egli ha fatto all'anima mia. Io gridai a lui con la mia bocca ed egli fu esaltato sotto la mia lingua. Se io avessi mirato ad alcuna iniquità nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma certo il Dio mi ha ascoltato. Egli ha atteso alla voce della mia orazione. Benedetto sia il Dio, che non ha rigettato la mia preghiera né ritratta da me la sua benignità. E in questi ultimi versi voglio raccontare questo. Tempo fa, era estate, stavo facendo un lavoro ad un mio amico a casa sua, ero sul ponte. E dovevo finire quel lavoro per forza in quella giornata. Ed è successo qualcosa che per me è stato meraviglioso davanti al Signore. Ero sul ponte e stava cominciando a piovere. E allora dissi, Signore, io devo finire questo lavoro, Signore. Ti prego, Signore, allontana la pioggia. E mentre sembrava che il Signore non mi aveva ascoltato, ed era il cielo, era tutto coperto. Era tutto nero. Io ho alzato gli occhi, ho rifatto quella preghiera e dopo è stato qualcosa di particolare, perché io ho visto proprio che si apriva sopra di me il cielo. E in quel giorno ci fu un caldo di 40 gradi, doveva piovere, c'era, eppure invece il Signore ha ascoltato la mia preghiera, ho potuto finire quello che mi ero proposto di fare. Perciò, come ai tempi di Giosuè, il Signore ascolta sempre i suoi figli. E non è la prima volta che succede. E dico questo, questi versi io li voglio rileggere. Venite voi tutti che temete Dio e udite. Io vi racconterò quello che il Signore ha fatto all'anima mia. Io gridai con la mia bocca ed egli è esaltato sotto la mia lingua. Se io avessi mirato ad alcune iniquità nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma certo Dio mi ha ascoltato e egli ha atteso la voce della mia orazione. Benedetto sia il Dio, che non ha rigettato la mia preghiera, né ritratta da me la sua benignità. Confidiamo nel Signore. Il culto oggi sarà meraviglioso, perché Gesù è qui con la sua potenza. Il culto oggi sarà perché Gesù è qui con la sua potenza. Yeah.
Oh, yeah.
in comunione con loro, non sedere, in comune per il momento, una preghiera, alleluia, affinché ognuno di noi possa avere il cuore veramente ripieno dello Spirito Santo, affinché ognuno di noi possa, alleluia, essere di pari consentimento tra di noi, Signore, e possa celebrarti di pari consentimento, alleluia, per come tu veramente sei degno, Signore. Grazie. Riunione a cui noi vogliamo partecipare con cuore, Signore, vogliamo partecipare con tutti. Alleluia, vogliamo amarti con tutta la mente, con tutto il cuore, con noi stessi, Signore. E lo vogliamo fare di puro cuore, Signore. Liberaci da ogni pensiero che quest'oggi, alleluia, si trova qui in mezzo, alleluia, cerca di allontanare qualche anima, Signore, dalla tua presenza. Padre, te lo chiedo nel tuo nome, alleluia. E noi cacciamo l'avversario nel nome del Signore Gesù Cristo, alleluia, affinché, alleluia, ognuno di noi possa essere ripieno di te, della tua parola, alleluia. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo te lo chiedo, che sei benedetto in eterno. Amen. Desidero leggere qualcosa in Romani. Scusate. Romani capitolo. Capitolo 11, dal verso 33 al verso 36. Dio sia lodato. Amen. O profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato per primo sì che ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Bene, ho cercato sul vocabolario, mi nascondo perché qua nessuno è sapiente di sapere le cose, quindi qualcosa sempre ci sfugge, ma questo imperscrutabile mi è dato veramente, mi ha dato una curiosità particolare di significato, e l'ho cercato sul vocabolario, l'ho scritto persino qua perché imperscrutabili sono i tuoi giudizi. Nel vocabolario c'è scritto che esclude ogni possibilità di indagine e di comprensione, imperscrutabile, e inesplicabile. Qua è qualcosa di meraviglioso. Qua c'è tutto un mistero che all'uomo che non conosce il Signore non può essere dato. Quindi ha voglia su internet di parlare e di fare e di dire, ma se non c'è lo Spirito di Dio dentro di noi che vive e ci guida nella verità, ha voglia di saperne più degli altri. Chi ne sa più, chi pensa di saperne più degli altri, ha sbagliato indirizzo. Non è da Dio, perché Dio si rivela a ciascuno di noi nella sua umiltà. Si rivela quando un uomo prega, quando un uomo cerca con tutto se stesso, alleluia, Dio. E questo non può avvenire così, tanto perché deve avvenire. C'è tutto un processo, tutta una strada da percorrere. E quindi imperscrutabile, ma imperscrutabile per coloro che pensano di sapere, perché se noi chiediamo con umiltà, il Signore ci dà tante di quelle rivelazioni che a volte noi stessi rimaniamo, è così, non sapendo, perché effettivamente nella nostra carne noi pensiamo di sapere, pensiamo di essere sapienti, ma dice la scrittura chi è savio, chi è intendente. Perché vedi, qua io vedo solamente che contendono, non che intendono. Io vedo che a volte, ma così ci vado di raro, su internet vedo queste cose, vedo che c'è molta gente che contende, non che intende. Intendere è diverso, intendere
cercare, come dire, il consiglio, cercare la volontà di Dio nella verità. E questo è qualcosa che può nascere in un cuore che cerca la verità, e non che un cuore con orgoglio che cerca di saperne più degli altri. Non è questo che Dio vuole. Dio non si può conoscere in questo modo. Quella è solamente orgoglio umano. Ma dice la scrittura che la sapienza umana è animale e diabolica. È scritto, mi pare, in Giacomo, in Giacomo 3, sì, in Giacomo 3, versetto 15, comunque, è scritto che la conoscenza umana è terrena, animale e diabolica. Quindi, fratelli, sorelle, smettiamo di seguire le cose che vengono e non sappiamo da dove vengono. Quindi cerchiamo nella nostra intimità veramente di trovare il Signore nel nostro intimo, cercandolo sempre con tutto il nostro cuore, perché dal cuore nascono i pensieri umani. Quindi se noi abbiamo un cuore che cerca il Signore, chiaramente il Signore si rivela. Se noi cerchiamo di sapere certe cose che non sono alla luce della parola di Dio, siamo fuori strada. Quindi Dio ci benedica. Amen. Alleluia. Yeah.
prima il Signore mi portava in Prima Re 18, io non lo leggerò tutto perché è lungo, parla di Elia e di profeti di Baal. Questa settimana il Signore me lo aveva dato e in questa mattina per tre volte mi è venuto davanti, proprio aprendo la Bibbia a caso. Però io leggerò solo un verso in questa mattina. Elia disse ai profeti di Baal: ora oggi ognuno invochi il Signore e io invocherò il nome del Signore, e l'Iddio che risponderà per il fuoco, quello sarà Dio. Israele ascoltò e disse Amen. Ora, visto che siamo tutti in piedi, è tempo di adorare il Signore, quindi la corale ci accompagnerà con un canto. Io vi chiedo, nell'amore del Signore, vogliamo uscire allegri questa mattina? Allora, se vogliamo uscire allegri, cerchiamo il Signore e il nome del Signore. Il Signore questa mattina risponderà col fuoco. Di questo ne potrete stare certi. Amen. Dio vi benedica.
quando c'è la morte, la presenza del Signore, quando si giubila nella presenza del Signore, quello è Dio che c'è in mezzo. Altro che feste, altro che mangiate, altro che bevute, altro che festeggiamenti grandi che il mondo fa. E questa è la festa che noi vogliamo. Noi vorremmo essere qui ogni giorno, ma non è possibile. Però ci accontentiamo per adesso, per Dio, di quello che abbiamo. Poi staremo per sempre con il Signore e non avremo più questa necessità di prendere impegni, di venire con la macchina. No, staremo con Gesù, gloria a Dio, e la sua presenza sta sempre con noi. Tutto a posto, padre Giuseppe? Dio ti benedica. Qui ti ricordo sempre tu? No. Ho capito, ti ho preso all'improvviso, Dio ti benedica, gloria a Dio. Poco fa guardavo, ho visto una scena che mi ha fatto molto piacere, gloria a Dio, al Signore anche, naturalmente, anzi, di più al Signore che a me. Abbiamo iniziato, la parola è iniziato un canto di adorazione. Eravate tutti seduti. La prima persona che si è alzata in piedi nella presenza del Signore è stato l'ultimo forse che si è convertito in questa comunità. Chi era? Emanuele, gloria a Dio, l'ho visto io in quell'occasione, gloria a Dio. Quindi ho potuto male, ho detto guarda, della serie, gli ultimi! L'ultimo arrivato sono stati prima ad alzarsi, gloria a Dio. Gloria a Dio, ringraziamo il buon Dio, gloria a Santo, il Signore ti benedica, fa molto piacere, gloria a Dio, quando vi vedo, solamente poche ore, gloria a Dio, ma già va bene così come ho detto prima, ringraziamo il buon Dio. Volevo semplicemente dire, e voglio dare delle comunicazioni, che mercoledì 25 e mercoledì 1 gennaio, e noi il nostro programma prevede il culto di pomeriggio la domenica, il mercoledì, scusate. Invece per quell'occasione lo faremo di mattina, quindi mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1 gennaio 2020 il culto sarà come in questa mattina alle ore 10:30. Quanti di voi siete liberi, gloria a Dio, sappiate che siamo qui ancora a gridare e a lodare Dio. Ebbene, gloria al Santo del Signore, chiedo al fratello di passare per l'offerta, gloria a Dio, poi leggeremo la preziosissima parola pura e parola di Dio. Attenzione che devo dare, gloria a Dio, chi non ha preso il calendario la volta scorsa, gloria a Dio, non ce ne sono, mi puoi tirare, gloria a Dio. Poi, gloria al Santo del Signore, gloria a Dio, un'altra cosa che volevo rendere partecipe la Chiesa, gloria a Dio. Sapete che voi cantate, gloria a Dio, ma quanti magari conoscono il canto e allora si cantano giustamente anche loro, o chi l'ha imparato ultimamente. Quanti non lo sanno, gloria a Dio, fanno fatica a seguire la corale e quindi a partecipare, quindi gloria a Dio a seguire la corale. A Dio piacendo, stiamo lavorando, già abbiamo ordinato, dovrebbero arrivare il monitor lassù e quindi canti, almeno quelli che chi sarà la persona che si metterà a guidare questa cosa qui, proietterà i canti che la corale farà. Quindi a Dio piacendo avremo anche questo, gloria al Santo Signore, ringraziamo il buon Dio che ci provvede sempre qualsiasi cosa sia, perché anche un chiodo, gloria a Dio, che è appeso in un muro per appendere un quadro, ringraziamo il Signore perché ce l'ha proprio. Naturalmente sarà meglio sì. Chi? Dei cari fratelli. Aprite con voi la Bibbia, gloria a Dio, questa mattina, gloria al nome santo del Signore. Leggeremo un passo che ho letto da qualche altra parte, però qui forse non l'ho letto quasi mai, gloria a Dio, non lo so, non l'ho letto mai più. Leggeremo in Romani 12, gloria a Dio, verso 9. L'amore si senza ipocrisia. Bravissimo, fratello Benito, amore, fervore, umiltà e beneficenza, alleluia, gloria a Dio. Cosa c'è più bello dell'amore? Senza l'amore non si va da nessuna parte. Senza l'amore una famiglia non va avanti. Senza l'amore una coppia non va avanti. Senza l'amore una chiesa non va avanti. Ma neanche sapere, forse neanche una macchina va avanti, perché uno non ci mette amore per guidare. Gloria a Dio, combina il danno. E
quindi è la nostra vita che deve essere guidata dall'amore. Quando viene a mancare l'amore, vabbè, io già sto predicando in quella parola, quindi lascio perdere, poi ne parleremo. E allora, Romani 12, capitolo, verso 9 al 21. Siamo tutti pronti? Signore sia lodato allora! L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Non siate pigri nello zelo, siete ferventi nello spirito e servite il Signore. Allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate gli stessi pensieri, gli uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma tenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, e per quanto dipende da noi, da voi, da me, da tutti quanti, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo brucerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Amen. Signore, grazie ancora per la tua preziosissima parola, Dio d'amore. Grazie per come sarai con noi questa mattina, guidare ogni cosa. E in questa mattina, Signore, ti metto davanti questo nostro carissimo fratello, il fratello Giuseppe Mangiolino, mio Signore, che si trova in reanimazione. Le cose non sono buone, almeno così dicono i parenti. E noi vogliamo chiedere veramente a te l'intervento tuo potente, Padre. Visitalo, mio Signore, aiutalo, mio Signore, sostienilo, mio Dio, questo tuo servo, Padre. Benedicilo e riportalo in mezzo a noi. Grazie, Dio, amore. Rimani con noi, nel nome santo di Gesù, il benedetto eterno. Amen. Guardatevi. Gloria a Dio, questo passo, in questa settimana, il Signore ci ha mandato, mi ha mandato a me, a mia moglie, in una cara famiglia che sono parenti di parenti. Il Signore mi ha fatto vedere la notte che io andavo in quel posto e gli portavo della posta, in quella casa. Gli portavo della posta vera e propria. Ebbene, questo ha fatto sì, non vedevo da forse 8 anni, 10 anni questa famiglia. Questa famiglia, quindi in me ero sicuramente, il Signore mi comandava di andare in questa famigliola. Sapete, io da tanto tempo avevo in cuore di andarci, ovviamente principalmente per parlare al Signore, perché non sono convertiti, perché sono, hanno la sola loro religione, gloria a Dio. E quindi quando io ho aspettato così tanto, che il Signore mi ha detto vai. E io prima di partire ho detto: Signore, crea le condizioni per parlare di te, perché non voglio sembrare uno di quelli che va lì, diciamo, dove disse a parlare, fare una predica, come so dire, perché può nascere anche questo problema, sapete cosa dire. E allora ho detto: Signore, crea le tue condizioni, quale vuoi tu, Signore, in quale maniera, come ti compiace. E pensi che arrivati lì, gloria a Dio, si è messo a parlare del più e del meno, di questi anni passati, delle brutte esperienze, delle belle. Poi questa famigliola mi ha tirato fuori una situazione non bella della sua famiglia, i problemi che hanno con figli e questo e quell'altro. Cioè, a quel punto il Signore è arrivato come un fulmine, gloria a Dio. E quindi ho aperto naturalmente la pagina della Bibbia e si siamo ritrovati su questo passo in Romani 12. Il Signore mi ha detto di leggere qui, e questo passo glielo ho detto a tutti loro, sapete?
in mezzo fra Dio e quella famiglia, quella santa signora, a parlare del Signore. E loro guardavano e ascoltavano tranquillamente, sapete, oddio. Mi sono compiaciuto perché ho detto, guarda, il Signore manda e raccomanda quello di Dio, perché è stato lui stesso a dirigere ogni cosa. E allora, ma anche ieri, sapete? Ieri sono stato con altri fratelli, quello di Dio. Qualcuno mi sta guardando e sorride, quello di Dio. Ieri sono stato con altri fratelli. Ieri, prima di iniziare, perché guarda fratello, io non parlerò per bocca mia se non sarà il Signore a creare le condizioni per io aprire la bocca e parlare. Pum! Vero fratello? Si è presentato regolarmente, gloria a Dio, e noi abbiamo ringraziato il Signore, perché noi non vogliamo che la gente pensa che ci sia tutto da parte nostra, che siamo noi che in un certo senso vogliamo pressare, ammuttare, come si suol dire, gloria a Dio. Invece no, è il Signore. Quando noi ci confidiamo nel Signore, gloria a Dio, sarà lui stesso che guida ogni cosa. E noi lo ringraziamo. Ma torniamo a quello invece che abbiamo letto in questa mattina, gloria a Dio santo del Signore, si parla di amore, gloria a Dio santo del Signore. Sapete, gloria a Dio, tantissime volte abbiamo parlato d'amore in questo luogo, gloria a Dio, voi lo sapete, e fin dall'inizio, fino al primo giorno che siamo venuti qua, anzi, il primo messaggio è stato fondato sull'amore, mi pare. Sì, è proprio quello lì. E adesso ancora ci tocca parlare dell'amore, perché l'amore tra i cristiani, naturalmente, è fondamentale. Come stavo dicendo prima, senza l'amore non si va da nessuna parte, gloria a Dio. Possiamo, come dice il primo Corinzi 13, possiamo dare tutte le lingue del mondo, possiamo donare tutto quello che abbiamo, ma se ci manca l'amore non abbiamo fatto nulla. E questo addirittura Dio vuole che noi lo esprimiamo verso il mondo, verso quelli che non ci conoscono. Figuriamoci in mezzo ai cristiani, in mezzo ai fratelli e alle sorelle. Dico, quello è il massimo, fratelli miei, gloria a Dio. E quindi amare i fratelli e le sorelle, gloria a Dio, è fondamentale, è alla base di ogni cristiano. Se un cristiano si converte, gloria a Dio, accetta il Signore come suo personale salvatore e poi continua ancora a non amare, gloria a Dio, non ha fatto nulla. Quella conversione vale zero totale. Se noi dobbiamo mettere i numerini, sapete quanto vale da 1 a 10? Allora possiamo classificare una conversione da zero. Perché non amare i nostri fratelli, le nostre sorelle, significa questo. Dice, mio fratello ha fatto questo, mio fratello, e io lo dico sempre, di perdonare e di dimenticare, gloria al nome santo del Signore. Gesù disse addirittura, ama il prossimo tuo come te stesso. Ci vuole i nostri fratelli e le nostre sorelle, gloria a Dio. Lui vuole che amiamo quelli che sono dall'altra parte, come si vuol dire, gloria a Dio. Chi non conosce il Signore, chi non ha fatto l'esperienza del Signore. E naturalmente poi, come abbiamo detto, anche chi ci fa del male. Ma noi riusciamo a fare questo, riusciamo a perdonare, riusciamo a dimenticare, gloria a Dio. C'è dentro il nostro cuore questo gran quantitativo di perdono, di amore. E c'è in maniera minuscola, piccolina, piccolina, proprio che non si vede, una forma di odio, gloria a Dio. Speriamo che sia come la prima, gloria a Dio, che sia ripieno dell'amore e del perdono del Signore. E allora, gloria a Dio, un'altra cosa importantissima che voglio dire in questa mattina, sapete che la nome santa del Signore, tra l'altro l'amore, io sapete, ultimamente non sono più su Facebook, o perlomeno, io lo accendo qui solamente per condividere il culto, gloria a Dio, nei vari gruppi, gloria al Santo Signore, e poi gestisco la nostra pagina, quindi non guardo quello che succede, gloria a Dio. Però purtroppo succede che racconta di qua, parlando con un fratello, parlando con una sorella, viene fuori tante volte, gloria a Dio, quello che è veramente, quel sentimento che tanti hanno tramite i social, perché i social sono diventati, gloria a Dio, veramente qualcosa di micidiale, di brutto, di non bello per i cristiani, gloria al santo del Signore. Io dico questo, intanto lo dico anche ai fratelli e alle sorelle che sono presenti in questa comunità, principalmente lo dico a loro, poi lo dico a quanti ci ascoltano, quanti ci ascolteranno, gloria a Dio. Ma la vogliamo finire di andare dietro a questo 666, perché questo Facebook, fratelli miei, gloria a Dio.
che c'è un fratello che si sta comportando male e io lo sbandiero ai 420, gloria a Dio. Io vado a scrivere questo, quello e quell'altro. E da cristiani? Cosa c'è da cristiano in questo, fratelli? Io dico che c'è zero da fare, gloria santo Signore. Un mascano ne fatti l'altro, scusando il termine, fratelli. Ma diamoci le nostre, i nostri problemi. E il nostro comportamento davanti a Dio come deve essere. Perché se il fratello, se la sorella, se quella chiesa, se quel gruppo, se quella ditta sta sbagliando, gloria a Dio, come ha detto, come ho letto in questa mattina, sarà il Signore, gloria a Dio. Il compito del Signore eventualmente prendere provvedimenti, giudicare questo e quell'altro. Ma chi siamo noi per sbandierare ai 420 il peccato del fratello o della sorella? Ora qua ci vuole veramente nel dire chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Perché si tratta di questo, fratelli miei. Ci mettiamo lì, anche un semplice mi piace. Quando io dico al fratello, sei un disonesto, come ci metti mi piace? Fratelli miei, io ci sto dicendo quello è disonesto. Dico, ah, il senso è quello. Non è che c'è praticamente diversità. È così, perché sono d'accordo. Sono anche io dello stesso sentimento del fratello. E allora, gloria a Dio, ma vogliamo lasciare perdere questo schifo? Io lo chiedo ormai da tantissimo tempo, fratelli miei, specialmente ai fratelli che vengono qui da noi, sorelle, chiunque esso sia, lasciamoli perdere, non ci mischiamo nelle cose degli altri, gloria a Dio. Preghiamo piuttosto, o se eventualmente ci vogliamo immischiare, mettiamo una parola dolce, come dice la parola di Dio, che una parola dolce calma la collera, giusta? Gloria a Dio. Quindi, con il nome santo del Signore, non facciamo altro che accendere ancora il fuoco. Perché quando c'è una fiammella piccolina, mettiamo un pezzettino, mettiamo un pezzettino, mettiamo un pezzettino, poi si fa una vampata che deve fanno il 19 marzo. Dio. E quindi, con il nome santo del Signore, ma la vogliamo mettere? Vogliamo lasciare queste cose che ci portano solamente del male? Non ci portano nella presenza del Signore? Io, con il nome santo del Signore, vi metto qui, in questo luogo, e predico, metto la parola di Dio, fratelli miei, e parlo, fratello, c'era spostare la macchina, o ci recavo, Dio. Io ti metto che sono qui, e metto la parola di Dio, ma anche attenzione a tutti gli altri, Davide che canta e che suona con la chitarra, Naomi con la tastiera, fratello Eusebio, Giuseppe e tutti gli altri, gloria a Dio, che servono il Signore. Quando ci mettiamo qui e serviamo il Signore, parliamo del Signore, lodiamo il Signore, benediciamo il Signore, preghiamo continuamente, va benissimo. Diamo un bel esempio, gloria al nome santo del Signore, a questo mondo che perisce per mancanza di conoscenze. Ma quando poi chiudiamo la Bibbia o chiudiamo gli strumenti e ce ne andiamo a casa e andiamo a digitare lì quelle cose, fratelli miei, cosa abbiamo fatto? Non è servito a nulla quello che abbiamo fatto. Quello che noi, quel servizio che noi abbiamo fatto al Signore, gloria a Dio, se stava prendendo una direzione verso Dio, se ne ritorna indietro, gloria a Dio. È semplice, no? Dico io, l'amore è questo l'amore. Anche perché, fratelli miei, il fratello mio che sta peccando, sta sbagliando, sta venendo meno, gloria a Dio. La situazione sua noi non la stiamo vivendo. Non sappiamo quello che sta passando, non sappiamo le condizioni quali sono. E io penso che ognuno di noi, nel nostro piccolo, chi uguale, tutti ci siamo passati in queste circostanze. Eppure ci siamo resi conto che anche noi siamo stati lì, anche noi, gloria a Dio. E allora perché condanniamo gli altri? Facciamoli, fatte nostri, fatte nella nostra casa. Passiamoci la mano per la coscienza, fratelli miei, gloria al santo Signore, come si suol dire. E vediamo se veramente si ne impinci. Io non ci metto per io, fratelli miei, non sto dicendo a voi o a quelli, attenzione, eh. No, io parlo per tutti in generale. Lasciamo perdere i social, o perlomeno se li volete utilizzare, usiamoli solamente per la gloria di Dio. Mettete culti, mettete parole edificanti, preghiere, pregate per gli altri. Umiliatevi, abbassatevi. Ma no, andare contro gli altri non è buono, fratelli miei, non porta niente di buono. Anche questo ci va rappresentato un giorno lassù, quando saremo nella presenza del Signore.
Anche questo ci avrà messo in corpo. È uscito dalla nostra bocca? No, perché quello che è stato digitato con le nostre mani è la stessa cosa. O si dice con la bocca, o si dice con le mani, la parola, le parole che sono, sarà uguale, la stessa cosa. E ci vedremo se è presentato in conto anche questo. Gloria al Signore. Oggi la gente, tra l'altro, con questi social che stanno combinando un sacco di danni, fratelli miei, la gente sta andando in confusione perché ognuno predica secondo il suo modo di vedere le cose. Quindi quando un'anima, gloria a Dio, neoconvertita, ma anche un'anima semplice che è già convertita da tantissimo tempo, ascolta un fratello Giuseppe, qua ascolta me, qua fratello ascolta il giudice che è russo, il giudice che è bianco e il giudice che vede. Quel fratello, quell'anima va in confusione, non ci capisce più nulla. A un certo punto dice: che sta succedendo, gloria a Dio? Sì, perché la gente fa questo, ma non solo fa questo, gloria a Dio, sui social, ma addirittura accusa le altre chiese, dicendo che tutte le altre non sono buone, salvato c'è solo lui e la casa sua in questo caso, fratelli miei, e condanna tutti gli altri. E questa è una cosa che ci dobbiamo togliere anche, fratelli miei, gloria a Dio. Non pecchiamo contro lo Spirito Santo, lasciamo perdere gli altri, gloria a Dio. Se stanno peccando, saranno loro con Dio, noi preghiamo per loro piuttosto, gloria al Santo del Signore. Troppa conoscenza oggi c'è, gloria a Dio. Oggi non si fa altro che studiare sempre la parola di Dio, studi biblici, continuamente studi biblici, gloria a Dio. Non si va più a cercare la faccia di Dio, gloria al nome santo del Signore, a terra o in ginocchio e gridare al Signore perdono. La carità è venuta a mancare, fratelli miei. Tutti ormai sono orientati là, gloria a Dio. Io mi sono preso un appunto perché in America è stato fatto un sondaggio nelle chiese evangeliche per individuare i bisogni più percepiti della popolazione, che naturalmente frequenta le chiese. Ebbene, la maggior parte hanno risposto che loro... E su questo sondaggio praticamente hanno detto che loro vogliono conoscere meglio l'insegnamento della parola. Tutto qua, cioè, significa che noi certamente l'insegnamento mette la parola di Dio, ci mancherebbe, se non è buono è bello, ma significa in questa maniera che noi una seconda Azusa Street non la vedremo più, un altro alto solaio non lo vedremo più. Perché quelli hanno fatto solare quando cercarono lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, si misero a fare questi studi biblici. L'alto solaio è quando si riunirono all'inizio, che per ricevere lo Spirito Santo, per Dio, 120, si riunirono in quel luogo e tutti di pari sentimento gridavano, Dio veramente, pari sentimento, tutti uniti dallo Spirito, e poi il Signore li battezzò con lo Spirito Santo. E ognuno parlò, e tutti avevano lingue diverse. La gente dice: ma io sono ubriachi questi qua, poi qualche volta la facciamo questa meditazione, questa parola di Dio. L'ho dovuto puntualizzare perché Emanuele non sapeva nulla. E allora, gloria a Dio, non ci sarà più una seconda Azusa Street, non ci sarà più gloria al nome santo del Signore come hanno fatto in quel luogo quando 120 anni fa circa, gloria a Dio, si affittarono un localino, un quadrato, e si misero lì tutti con la faccia a terra a cercare il Signore, a cercare la faccia di Dio, a pregare e dire: Signore, tu ci devi battezzare perché è scritto che tu ci avresti dato questo dono. E gloria a Dio, in quel luogo, quando si riunì che uno era il pastore e poi c'erano 7 anni, erano in 8 totale a Azusa Street. Ebbene, quando gridarono al Signore, addirittura il primo, o la prima per meglio dire, a ricevere lo Spirito Santo fu una donna. Il Signore battezzò per prima una donna e poi anche il pastore e tutti gli altri, gloria a Dio, fino ad arrivare a 8. Naturalmente in quel luogo ci fu un grande risveglio, penso che molti lo conoscete. In quel luogo, gloria a Dio, veramente la gente andava di notte, andava di giorno, era un luogo vecchio, non buono, non bello, però poi, gloria a Dio, si incominciò ad ingrandire e centinaia di arrivano da altri paesi, perché chi arrivava lì e riceveva lo Spirito Santo, perché veramente la gente ci andava veramente per cercare la faccia di Dio. Per Dio, poi si ingrandirono talmente tanto che giustamente hanno dovuto fare il locale bello, luci particolari, questo e quell'altro, e sappiamo bene che poi le cose vanno piano piano a scemare, gloria a Dio, poi si
guarda più al visibile che all'invisibile, è quello che è successo in quell'uomo. Però dico io, con Gloriano Santo, stiamo andando avanti in questa maniera, noi a Giusa, un'altra a Giusa Street, non ce la daremo più, quella di Dio. Perché la gente, io ci faccio caso, no, da ora, fratelli miei, perché magari dice, ma tu stai parlando perché adesso non è perché c'è poca gente? No, da sempre è stato così, fratelli miei. Tutte le chiese che io sono stato, gloria a Dio, ebbene, gloria al nome santo del Signore, quando c'è, ci sono riunioni di preghiera, non c'è quasi nessuno, gloria a Dio. Io mi ricordo all'epoca addirittura, se c'era un agape, gloria a Dio, c'erano 200-300 persone, gloria a Dio. Quando facevamo le preghiere arrivavamo a 10, gloria al nome santo del Signore, per farvi capire la differenza che la gente tanto è più immersa nelle cose, diciamo, visibili, quelle del mondo anche, gloria a Dio, che in quelli del Signore. Quindi la preghiera è fondamentale, gloria a Dio. Ma noi ringraziamo il Signore, perché sapete, dice la parola di Dio, quando due o tre sono in mezzo a loro, gloria a Dio. E basta essere due o tre, più c'è il Signore, e sono abbastanza. Anche se siamo in più, gloria a Dio. Ma noi ringraziamo il Signore, gloria a Dio. E allora, stamattina mandavo nel gruppo un messaggio, ho detto, egli ti darà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Questo in Atti 11:14, l'avete letto che era nel gruppo di WhatsApp, gloria a Dio. Quindi, gloria a Dio, è una grande promessa che aveva lanciato il Signore, questa che ha fatto il Signore a ognuno di noi. Ripeto, egli ti darà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e la tua famiglia al completo. Quindi quanti magari hanno convertito ancora figli, figlie, genere, nipoti? Tranquilli, fratelli di me. Se voi credete, se noi crediamo, vedremo la gloria di Dio. E te lo facciamo bene in testa, gloria al Santo del Signore. Ora, gloria a Dio, talmente la conoscenza è arrivata oltre misura, che c'è gente addirittura che ha dato una data quando il Signore tornerà. È vero, gloria a Dio? Anche a questo si è arrivato. Mentre il Signore disse che non lo sanno neanche gli angeli del cielo, invece c'è gente qui su questa terra che ha stabilito le date. L'ultima pare che è 2032, l'ultima venuta, diciamo, del Signore. Ma ce ne sono state tantissime, gloria al Santo Signore. Tanti, tanti, tanti. E questa è la conoscenza, perché incrociano numeri con numeri. Questo viene, quello toglie, quello fa, quello è. Vabbè, l'apposto, allora nel 2032 il Signore ritornerà. Fratelli miei, attenzione, che il Signore è vicino, quello lo possiamo comprendere, lo possiamo capire, l'abbiamo capito tutti, gloria a Dio, su quello non ci piove, gloria a Dio. Però da qui a stabilire un anno, una data, è impossibile, gloria al nome santo del Signore. Ma gloria al nome santo del Signore, e poi, gloria a Dio, e se ritorna invece ora, gloria a Dio, e non ciò va tutti che mi ci arriamo, tutti che ci litigiamo, questa è la mia sposa, questi stanno preparando in questa maniera, gloria a Dio, perché succede questo. I litigi, le separazioni sono frequenti, fratelli miei. Ma come si fa a separarsi continuamente, non guardare più in faccia, gloria a Dio? L'amore veramente c'è dentro il nostro cuore? O se non riusciamo a fare questo con i parenti, con gli amici, con i conoscenti, con lo fare in socchini, con le sane, però una cosa è sicura, per me. Se noi lo chiediamo al Signore, il Signore ci darà la forza, gloria a Dio, di poterlo fare. Io l'ho fatto questa esperienza, anche qui in questa occasione, ve l'ho raccontato, non ve lo racconto più, gloria a Dio, però una volta ho chiesto al Signore, Signore, crea le condizioni affinché io faccia pace con questa persona che mi ha offeso, che ci ha offeso. Il Signore l'ha presentato dopo 5 minuti davanti, gloria a Dio. E questo è il Signore, gloria a Dio. Il Signore ci prende in parola, gloria a Dio. Noi dobbiamo semplicemente fare delle richieste che vengono dal nostro cuore, perché se noi non riusciamo tanto per parlare, gloria a Dio, non succederà mai nulla, gloria al nome santo del Signore. Dice la parola di Dio in 1 Giovanni, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Cioè significa che se noi non riusciamo ad amare, non possiamo dire di amare Dio. Se io non amo mia sorella, che la vedo, tra l'altro sto toccando una sorella che è molto sofferente, molto, gloria a Dio, nella sua vita ha avuto molte afflizioni, combattimenti. Ora dico, se io non riesco ad amare la mia sorella che è qui accanto a me, con un'altra sorella, con un mio fratello, gloria a Dio,
posso dire di amare Dio? Fratelli miei, non è così. Ripeto, non è così. È impossibile non amare il fratello o la sorella e amare Dio. Qui subentra anche il fattore bugia. E sappiamo bene che i bugiardi, come i bugiardi, come gli adulti e come tutti gli altri, quindi ed è il Signore stesso che ci fa notare, ci sottolinea questa cosa. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Amen. È utile che stiamo qui, gloria al nome santo del Signore. Alleluia, gloria a Dio. Il Signore sia ringraziato, gloria al nome santo del Signore. Naturalmente, gloria a Dio, questo pensando, riferendoci noi, pensando a quel meraviglioso gesto che ha fatto il Signore per ognuno di noi, ci può far comprendere quanto è grande l'amore suo, gloria a Dio, l'amore di andare a morire su quella croce, di essere inchiodato lì su in quel luogo, gloria a Dio, per tutti quanti noi. E se questo è l'amore, fratelli miei, noi sicuramente non l'avremmo mai fatto per un fratello o una sorella, fratelli miei, gloria al nome santo Signore. Mi sembra la cosa impossibile, gloria a Dio, perché noi appena troviamo il minimo pelo nell'uovo, come suol dire, noi non facciamo che accusare. Il Signore invece no, il Signore non ci giudica per quello che noi magari, gloria a Dio, facciamo per errore, o che facciamo magari che non è nella nostra volontà, fratelli miei, perché tante volte succede questo, tante volte avevamo scelto di non parlare e facciamo delle cose sbagliate, gloria a Dio. Dio è un gran perdonatore, lo sappiamo, però guai quando le cose sono premeditate, che sono già preparate, gloria a Dio. E se poi tanti non camminano per lo spirito, ma camminano per la carne. Gloria a Dio, gloria al nome santo del Signore. Quando in una chiesa c'è separazione, gloria a Dio, ed è scritto nella parola di Dio, gloria al santo del Signore, gloria a Dio, quando c'è separazione si è carnali. È inutile che stiamo qui a parlare, è inutile che qualcuno mi vuole accusare, ma tu chi sei per accusare altre chiese? Da questo punto di vista è scritto nella Bibbia, ma non me lo sono inventato, fratelli miei. Quando ci sono litigi, quando ci sono divisioni, separazioni, gloria a Dio, è perché c'è la carnalità al primo posto, gloria a Dio. Perché se fossero spirituali, invece di litigare, si sono buttati, meglio dire, tutti con la faccia a terra, gloria a Dio, e cercare la faccia di Dio. E dire: Signore, perdonaci per ciò che stiamo facendo, abbi pietà di noi. Invece no, gloria a Dio. Tutti pensiamo di avere ragione, tutti pensiamo che è come dicevano altri. No, fratello, ma che dici? Tu hai fatto questo, hai fatto quello, che non ci fai, e tu hai fatto questo, e Satana dopo vuol dire praticamente si riempie, perché dice: guarda come si accusano da una parte all'altra, come si mandano frecciate. Perché quel Facebook, gloria a Dio, mentre i fratelli litigano, c'è stata la messa lì, che guarda e dice: guarda tra lì che su sabato io mi stanno ammazzando. Gloria a Dio. Amen, gloria al nome santo del Signore. Naturalmente l'amore verso la moglie, verso il marito, verso i figli. Dico, io dicevo, qualcuno può dire: sì, ma io amo mio marito, io amo il mio fidanzato, io amo mio nipote. Va bene, quell'amore lì va bene, quello è naturale. Quello è giusto, è normale che ci sia, anche se tanti non amano manche moglie, manche figli e manche nipote. Attenzione, gloria a Dio. Però il nome santo del Signore, gloria a Dio, sappiamo bene che quella è una cosa naturale. Dio non ci chiede di amare i nostri solo quelli che ci fanno del bene, gloria a Dio, ma quelli che ci fanno del male, gloria al nome santo del Signore. E allora dice anche la parola, per esempio, verso 10: nell'amore fraterno amatevi tenermente gli uni gli altri, nell'amore usato riguardo gli uni verso gli altri, gloria a Dio. Benedite chi vi maledice. C'è qualcuno che riesce a benedire qualcun altro che l'ha maledetto? Difficile. Però con l'aiuto del Signore ce la possiamo fare. E in questa mattina, naturalmente per la vostra mente, per la nostra mente, benediciamo chi ci ha maledetto grandemente. Perché questo è il compito dei cristiani. Questo è il pensiero che devono avere i cristiani. Ma guardano questo, ma quello mi ha fatto questo, quello e quell'altro. Non siamo scusati davanti a Dio, le nostre ragioni sono panni sporchi davanti a Dio. Dio vuole solamente perdono e amore, fratelli.
vuole che ci amiamo e vuole che amiamo anche quelli che non ci amano. Se poi rinunciamo, noi cerchiamo in tutto in una maniera la riconciliazione. E questa riconciliazione non avviene perché dall'altra parte troviamo un muro di gomma. E allora bene, Signore, io ho fatto quello che è giusto agli occhi tuoi. Ma guarda, io ho trovato una porta chiusa, un portone chiuso, come posso fare? E allora sì che il Signore dirà, va bene figlio mio, gloria al nome santo del Signore, perché tu sei stato veramente un servo fedele, come Dio, perché hai fatto quello che era giusto fare, mio Dio. Ma come abbiamo detto in questa mattina, per quanto dipende da voi, se noi abbiamo la possibilità, ecco, se Dio ci crea le condizioni, perché altre volte sapete, Dio crea anche condizioni particolari, non sempre le condizioni nascono a caso, gloria a Dio, no, è il Signore che le crea, perché ci sta provando fino a che punto noi, il nostro cuore è duro, la durezza del nostro cuore la sta provando, gloria a Dio, e allora crea le condizioni, gloria a Dio, per far sì che noi ci rendiamo conto di quanto è grande la durezza del nostro cuore. Nel caso mio mi ha messo quella persona davanti e io ho dovuto obbedire a quello che è il Signore. L'avevo promesso al Signore, lui ha creato le condizioni, gloria a Dio, e io sono andato libero, sono abbracciato, gloria a Dio. E io penso di queste cose qui, ce ne sono a migliaia, a centinaia, gloria a Dio, situazioni che nascono in questa maniera. Quindi, gloria a Dio, quando Dio crea le condizioni, che noi siamo in difetto davanti a Lui, che noi abbiamo un problema con qualcuno, e Dio crea le condizioni adatte, giuste, per far sì che ci sia una riconciliazione, sfruttiamo, fratelli miei, anche perché oggi ci ha dato la possibilità, ma domani ce l'abbiamo di nuovo, non lo sappiamo, gloria a Dio. Non è detto che domani il Signore ci dà un'altra possibilità, gloria a Dio, gloria al Santo Signore. Quindi quando c'è l'opportunità, facciamolo. Mettiamoci in regola davanti a Dio, fratelli miei, gloria al nome santo del Signore. Alleluia, gloria a Dio. Pace a tutti. Dio ti benedica, la Lorenzo. Dice, la parola di Dio, piangiamo con chi piange, e rallegriamoci con chi è allegro. Anche questa qui è una cosa bella, sapete, gloria a Dio. Naturalmente, quanti, pace, Dio ti benedica, quanti stanno soffrendo, è giusto soffrire assieme a quelle anime, stargli vicino, amandoli, sostenendoli, aiutarli, almeno in quello che noi possiamo fare. Viceversa, se invece c'è l'allegrezza nella presenza del Signore, come abbiamo saltato alla presenza, rallegriamoci tutti assieme, alla gloria di Dio facciamo questo, fratelli miei, gloria al nome santo del Signore. Non rendiamo male per male, manteniamoci al bene, non rendiamo male per male. E stiamo sempre lì, benedire chi ci maledice. Verso 18 dice, se è possibile per quanto dipende da voi, non vivete in pace con tutti gli uomini, non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché nella vendetta io renderò la retribuzione, dice il Signore. Amen, gloria al nome santo del Signore. Cioè significa che il Signore dice a noi, ma tu chi sei per giudicare, per condannare, per ammazzare, per incarcerare, e così via. Quello c'è un compito mio. Noi facciamoci soldatini, gloria a Dio. Poi sarà il tribunale militare eventualmente a giudicare e condannare quel soldato, gloria a Dio, che è venuto meno, o il tribunale civile, nel caso è una persona che vive nel mondo. Quindi noi, quando non siamo noati, atteniamo. Gloria a Dio. In Matteo 24 dice, per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà. Gloria a Dio, anche questo è significativo, gloria al Santo Signore. E mi sembra che il raffreddore spirituale d'amore che ce n'è tanto oggi in giro, gloria a Dio, lo sappiamo. E non deve ritornare ancora su quel passo. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli... No, da bere. Ancora più grande la possiamo dire. Dagli l'acqua che ti è rimasta a lui, quel poco di acqua che ti è rimasta, dagli a lui. Ci vogliamo di sì, non ti preoccupare, il Signore provvederà a te. Però se il tuo nemico ha sete, dagli la tua acqua da bere, affinché lui si disseta, gloria a Dio.
Cioè a te ci pensa il Signore, non vi preoccupate, fratelli miei. Naturalmente è un'allegoria l'acqua nel senso spirituale, non materiale, vero e proprio, gloria a Dio. Quindi quando noi abbiamo il Signore con noi, quando noi possiamo aiutare gli altri, quando noi possiamo evangelizzare, quando noi possiamo dare, gloria a Dio, parola, parola di conforto, di amore verso gli altri, di perdono, diamogliela, gloria a Dio. Non ce la teniamo nascosta per i fratti nostri, gloria a Dio. Giusto? Amen. 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 E dai, dito un amen bello con tutto il vostro cuore, con lo santo del Signore. Dice la parola di Dio, facendo questo, la luminità dei carboni accesi sul suo capo. Gloria a Dio. Amen, gloria a Dio. Questa è una cosa meravigliosa, sapete? Perché quando io, a me è successo, penso che sarà un po' a tutti, è successo qualche volta, di avere a che fare con qualcuno del mondo. E quando ti vedono fare un qualcosa magari di particolare, cosa che nel mondo non fanno, un atteggiamento troppo amorevole, o che stai perdonando, o che, quelli, sapete, fanno, se stanno andando avanti e presentano quella parola, fanno una retromarcia, gloria a Dio. Ma questo è un extraterrestre, gloria a Dio, perché a uno del mondo non l'ho sentito dire mai una cosa del genere. Questi sono i cristiani! I cristiani sono quelli, gloria a Dio, che si fanno riconoscere per queste cose. La gente non ci deve riconoscere solamente perché non è come un Facebook a bagnare. La gente ci deve riconoscere perché siamo stati lavati col sangue di Gesù. Lo abbiamo accettato nella nostra vita. E quindi il nostro modo, il nostro cuore è cambiato. Non siamo più quelli di prima, fratelli miei. È questo che vuole Dio da ognuno di noi. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. E noi diciamo grazie Signore, sempre grazie Signore, dacci l'opportunità Signore, crea le condizioni, possiamo dire, ancora una volta, affinché io, quando io metto la parola di Dio, quando io offro un canto al Signore, quando lui suona la chitarra, quando affinché quando noi ci presentiamo per offrirti un'offerta, non ci ricordiamo di un qualcosa che ci è rimasto impresso qui sulla mente, gloria a Dio, un qualcosa magari che abbiamo fatto che a te è dispiaciuto, Signore, perché il Signore magari ci aveva creato le condizioni, noi non le abbiamo sfruttate, gloria a Dio. Quindi amiamoci, amate i vostri nemici, amiamoci veramente tutti gli uni gli altri, gloria al nome santo del Signore. E quando il Signore veramente ci viene in soccorso, in aiuto, perché vedete, sapete, gloria a Dio, per un cristiano camminare nelle condizioni, nel caso specifico, magari essere litigato con altre persone, non avere rapporti con altri, non è buono, non è bello, sapete, gloria a Dio, perché ci sente sempre sporchi in un certo senso, sapete, gloria a Dio? Sì, e allora Dio che cosa fa? Crea le condizioni, si mette davanti una situazione e dice, qua c'è questa situazione, l'accetti? E noi tante volte facciamo, no Signore, non mangio di questa pasta, gloria a Dio, facciamo questo, gloria a Dio, attenzione fratelli miei, gloria a Dio, attenzione, stiamo, gloria a Dio, gloria a Dio, perché il Signore sta tornando, gloria a Dio. Il Signore sta tornando con il nome santo del Signore e non vuole sentire ragioni alcune. Nessuno di noi, fratelli miei, può dire, fratello Signore, ma io c'è voi, una colpa mia, sai, quell'altro, no, fratelli miei. Il nostro carattere deve cambiare, fratelli miei. Cambiamo un pochettino il nostro carattere, il nostro modo di fare, il nostro modo di agire. Le nostre reazioni ora devono essere da cristiani. La conversione è questa. Non diciamo di essere figli di Dio se poi non ci comportiamo da tali. Io dico sono figlio di Dio, il Signore mi ha lavato con il suo sangue prezioso e poi mi comporto nella stessa maniera come mi comportavo prima? No, fratelli miei. Ma che dico? Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Andiamo ai piedi della croce piuttosto, gloria a Dio. E ringraziamo il Signore per ogni cosa, sapete, gloria a Dio.
Io dico a tutti noi, ve lo dico pure io, torniamo al Signore. Gloria a Dio. Alleluia, gloria al Santo al Signore. Questa notte il Signore ancora, gloria a Dio, mi ha visitato, mi ha fatto vedere una certa situazione, gloria a Dio. Gloria al Santo al Signore, naturalmente non sto qui a dirla, gloria a Dio, perché il Signore se capite anche questo, quando il Signore mette qualcosa per qualcuno, gloria a Dio, non significa che il Signore mi sta dicendo vai dal fratello o dalla sorella e gli vai a dire che c'è questa situazione, no. Il Signore intanto mi dice di pregare, specialmente per un servitore, il Signore dice di stargli vicino, di accudirlo, come suol dire, perché ha tanto bisogno in questo momento, gloria a Dio. E quindi con il nome santo del Signore io voglio mettere in pratica quello che Lui ha detto. Gloria al Santo Signore. La situazione mi ha fatto vedere non buona, gloria a Dio. Quindi, gloria al nome santo del Signore, torniamo indietro. Ridiamo il cuore al Signore. Lasciamo tutto ciò che ci allontana da Dio in questa mattina, in questo giorno. Gloria al nome santo del Signore. Puoi cantare, gloria a Dio. Alleluia. Ora vi chiedo la mano del Signore. Dio, gloria al Santo del Signore. Noi pregheremo, chiamo il fratello Paolo e il fratello Giuseppe, gloria a Dio anche. Quanti vogliono che si preghi per loro? Per qualsiasi cosa, sapete, gloria a Dio, non importanza per che cosa, perché Dio è l'onnipotente, Dio può tutto, gloria a Dio, però la cosa principale la dobbiamo chiedere al Signore. Per il messaggio di questa mattina dobbiamo dire, Signore, dammi il mio cuore, Signore. Dammi un cuore di carne. Dammi un cuore di carne, Signore. Sì, Signore. Perché voglio servirti, Spirito e verità. Gloria a Dio. Sono messa a vita del mio. Gloria a Dio. Dammi un cuore di carne. Gloria a Dio. Perché lo voglio cambiare. Perché non voglio essere più quello di prima. Perché tutto quello che ero prima, quella che ero prima, non voglio essere più. Adesso voglio servirti con tutto il mio cuore, gloria a Dio. Fai di me veramente un servo, una serva fedele, una serva che ti teme principalmente, perché dobbiamo temere Dio, quello santo Signore. E fa che il nostro comportamento dentro, fuori, per le strade, sul lavoro, sia quello che a te piace. Resta ancora con noi. Adesso noi, gloria a Dio, pregheremo per quanti ne hanno di bisogno, intercederemo, gloria a Dio, sappiate che noi non siamo capaci di nulla, possiamo solamente pregare e intercedere, gloria a Dio, a quello che opera potentemente il Signore, quindi confidate in Dio. Ah, veramente, gloria al Santo Signore. Thank you.
Dio.